Il sabato di Premier League, United e Arsenal, conferme in trasferta? Liverpool con L e Cancelletto 0-3 9 punto e virgola obbligo di vittoria. Dopo gli spunti offerti dalla prima giornata, la seconda può già significare riscatto per alcune squadre, conferme per altre, ogni punto perso, che sia agosto, dicembre o maggio, in Premier League conta ugualmente, ragion per cui le big non vogliono lasciarne per strada. Nemmeno oggi, nel sabato della seconda giornata. Il programma del sabato. La prima a scendere in campo nell'odierna giornata è il Manchester United, probabilmente la squadra più convincente della Lega settimana scorsa, con il 4-0 secco al West Ham. Le certezze trasmesse da Lukaku, Matic, Rashford e compagni inducono Mourinho a continuare sulla stessa linea, con Herrera che dovrebbe però far diventare il modulo un 4-3-3 giocando al posto di Juan Mata. Di fronte, alle 13.30 al Liberty Stadium, Kelos Vansé alla ricerca della prima vittoria dopo lo 0-0 col Southampton all'esordio e con tanti occhi puntati su Tammy Abraham, che giocherà al posto di Llorente, ancora infortunato e non al meglio. Un punto in classifica è anche il bilancio finora del Liverpool, il cui esordio in Premier è stato offuscato dal caso Coutinho, anche oggi escluso e ormai pronto a volare a Barcellona, anche se si attende l'offerta giusta, e viziato da errori difensivi che han permesso al Watford di rimontare fino al 3-3 finale. Ad Anfield può però essere un'altra storia. Soprattutto contro il Crystal Palace di De Boer, distrutto dall'Huddersfield alla prima e senza la fantasia di Zaha nella gara delle 16 odierne. I Reds potrebbero invece cambiare qualcosa, soprattutto in ottica play-off di Champions League contro l'Hoffenheim, mercoledì sera il ritorno in terra inglese dopo la vittoria per 1-2 all'andata. Liverpool e Palace in un'amichevole estiva. Fonte immagine, Sky Sports. L'ultima avversaria in Premier degli uomini di Klopp è invece di scena in trasferta, al Vitality Stadium. Dopo il primo punto conquistato a sorpresa, il Watford meno incerottatissimo, tra problemi muscolari e altro, può pensare di compiere un altro passo in avanti contro il Bournemouth, che dovrebbe lanciare Defoe dall'1. A proposito di esordi da titolare, Alessi T. Maris potrebbero assistere alla prima di Mario Lemina, il Southampton ospita il West Ham ferito una settimana fa e punta alla vittoria, con Bilic che non può rischiare troppo. Meglio è andata la prima a Leicester, sconfitto sì per 4-3 dall'Arsenal. Ma autore di una buona partita, sarà tutto da confermare al King Power Stadium, a partire da oggi contro il Brighton, in un match dove le Foxes, anche al netto delle assenze di Anako, Iborra, Mendy, Ute e Drinkwater, partono favorite. A chiudere il programma delle 16 che è invece una sfida all'insegna del pragmatismo tra il Burnley di Sandy Ike, autore del miracolo alla prima sul campo del Chelsea, e il West Bromwich di Tony Pulis. L'ultimo impegno del sabato è invece al Britannia Stadium, la casa dello Stoke, dove arriva un Arsenal chiamato a confermare la grinta e la determinazione messe in campo all'esordio con il Leicester, ma riscattando i notevoli problemi difensivi manifestati nel 4-3 dell'Emirates. Oltre ai soliti Visser e Cazorla, non sono della gara lo squalificato Koscielny e Sanchez, che rientreranno tra una settimana contro il Liverpool, in difesa potrebbero rivedersi Mustafi e Mertesacker, mentre Ramsey e Giroud si candidano a due posti da titolari.
Per i padroni di casa poche sorprese previste, Gesì dovrebbe partire in panchina, mentre Choupo-Moting va verso una maglia da titolare alle spalle di Berahino. La giornata proseguirà domani con le sfide tra Huddersfield e Newcastle e il big match tra Tottenham e Chelsea, per poi chiudersi lunedì all'Etihad Stadium, il Manchester City ospita l'Everton, area di derby per Rooney.